Siamo a Pontelambro, qui c'è un medico di base per circa 5.000 cittadini, gli assistiti sono circa 1.700. Stiamo assistendo dei bambini all'interno del nostro ambulatorio in considerazione del fatto che circa 350 bambini sono privi del pediatra di base. E per questo motivo quindi abbiamo aperto il nostro ambulatorio infermieristico di cure gratuite. I colleghi le faranno un po' di domande. Mi sa dire se ha qualche problematica a livello fisico? Noi facciamo un inquadramento delle condizioni del paziente, un inquadramento infermieristico, quindi un'anamnesi, una rilevazione dei parametri vitali, un'educazione terapeutica, un'educazione sanitaria. Facciamo una presa in carico totale, generale della persona e se osserviamo che necessita di una visita specialistica con un medico, abbiamo il contatto con alcuni specialisti volontari e in collaborazione con loro cerchiamo di fare un inquadramento generale della persona. Io ho provato con mia moglie che vado a fare la prenotazione dell'esame qualche volta qua, le dico per il Holter, per la visita cardiaca, va bene, dopo un anno e mezzo, però a pagamento c'è il giorno dopo due giorni. E io gli chiedo come mai questa cosa qua? E dicono così, se vuoi, se no vai a un'altra parte. Una cardiaca così, come fa a aspettare per fare un Holter, una visita cardiaca a due anni, un anno e mezzo? Uno c'ha due bambini, hanno anche loro le loro spese, la spesa della moglie che è cardiaca, che deve avere Holter, visite di qua, di là. Meno male che c'ha l'esenzione e la medicina non lo paga, però le visite non troviamo posto. Ti dicono dopo un anno, allora sei costretto di fare la visita a pagamento. Ultimamente abbiamo visto che c'è un'importante affluenza di persone appartenenti, diciamo, al ceto medio, cioè coloro che di fatto hanno degli stipendi bassi e che non si possono permettere anche la visita privata. Ricordiamoci che adesso le liste d'attesa sono lunghissime, a volte la persona che deve fare una visita medica necessita di appunto usufruire della stessa, ma non si può permettere di pagare la visita privata. Abbiamo un altro problema, a noi si rivolgono persone che non hanno potuto usufruire nella fase Covid dei controlli preventivi, quindi della prevenzione. Adesso cosa succede? Le liste d'attesa sono lunghissime. E queste patologie croniche sono in fase di peggioramento, ma queste persone non possono pagarsi la visita specialistica, quindi di fatto vediamo che le condizioni cliniche sono in netto peggioramento.